Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Dio che meraviglia il web! Pensate, sto lavorando fuori casa, in casa di amici ospitali, e lavoro in wireless. E sono andato sui siti di La Repubblica, del Corriere della Sera, e me li sono letti tranquillamente i giornali senza dover pagare nulla. Voi dite, e allora perché i giornali ci stanno su internet se uno poi non va in edicola a comprarli? Ma è semplice, cari amici, è come l'uovo de Colombo, semplice, perché se i giornali non vanno su internet e i giovani che navigano su internet si vanno a leggere i giornali che sono soltanto online, quanti ce ne sono di giornali online, guardate quanti, mi limito a Reset Italia, ma ce ne sono tanti. Allora i giovani non sanno più neanche che esiste La Repubblica, il Corriere della Sera. Allora loro si sono messi su internet, i giornali si sono messi online, o per torto collo, per forza, almeno un giovane quando va a leggersi i giornali online vede pure che esistono La Repubblica, il Corriere della Sera. Vabbè, ma questo è un altro. Parliamo un po', e che leggo, che leggo, che leggo, che leggo online, che leggo? Monsignor Sgreccia, Elio Sgreccia, Monsignor Elio Sgreccia, che a proposito della recentissima sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 40 ha detto che alcuni articoli di questa legge 40 sono incostituzionali. Il Parlamento li deve riscrivere, ma in maniera costituzionalmente corretta. Io non voglio entrare nello specifico qua della legge 40, sapete, è la legge sulla fecondazione artificiale, ha tanti. Una cosa è certa, che a causa degli articoli che la Corte Costituzionale ha eliminati, ha detto, e le donne andavano all'estero, andavano all'estero, andavano a fare le cose che in Italia non si potevano fare col seme e via di seguito. Poi c'era tutta la questione, tante questioni c'erano tante, ma io non voglio, dico soltanto una cosa, che è intervenuto il monsignor Elio Sgreccia e ha detto che poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli restrittivi della legge 40, ora la salute delle donne sarà a pericolo, sarà in pericolo. Cari, ripeto, io qua non voglio entrare nello specifico della legge 40. Certo che la legge 40 conteneva degli articoli incostituzionali, restrittivi, tant'è vero che le donne italiane che volevano ricorrere alla fecondazione artificiale assistita, come volete chiamarla, andavano all'estero. A parte pure la limitazione della fecondazione eterologa, che non è considerata. Diciamo soltanto una cosa. Mi fermo soltanto a Monsignor Sgreccia. Ha detto Monsignor Sgreccia che ora la salute delle donne è in pericolo. Ma caro Monsignor Elio Sgreccia, ma quando mai alla Chiesa gli è importato delle donne? Quando mai? I papi sono tutti uomini. Ci fu il caso, quel caso strano della papessa Giovanna, sulla quale vi appresto presto a fare un video, tranne la papessa Giovanna, la quale testes non habet, non aveva i testicoli, poi vabbè, era una donna per forza, e poi non c'è mai stato un papa donna, tutti uomini sul soglio di San Pietro, e il collegio cardinalizio non c'è un cardinale donna, tutti uomini. E i vescovi? Sono tutti uomini. E i preti? Sono tutti uomini. Sì, ci sono le suore, ma sono le ancelle, le serve, le ancelle. Non possono somministrare i sacramenti, non possono confessare. Allora, ma come? Monsignor Elio Sgreccia dice che ora la salute delle donne sarà in pericolo? Ma come? Ma prima che venisse introdotto l'aborto a spese dello Stato, tante donne erano costrette ad abortire in maniera clandestina. Se avevano i soldi, pecunia non oled, andavano dai ginecologi chiamati cucchiai d'oro. Cucchiai d'oro. Magari erano cattolici, magari.
Se invece i soldi non l'avevano, andavano dalle mammane a rischio della vita. Quando mai è interessato il destino delle donne alla Chiesa? Dio è maschio. Le tre persone della Santissima Trinità sono maschili. Padre, Figlio e Spirito Santo. C'è la Madonna. C'è la Madonna, ma la Madonna non fa parte delle tre persone della Santissima Trinità. Avete detto che è la mamma di Gesù, quindi la mamma di Dio. Vabbè, andate un po' a capirle queste cose. Però non fa parte della Santissima Trinità, la Madonna, eh? Quindi, come mai, Monsignor Greccia, diciamo che ora la salute delle donne è in pericolo? Ma se voi siete i rappresentanti del patriarcato, che non le volete le donne, non le volete. In Vaticano non ci sono cardinali donne, non ci sono vescovi, non ci sono funzionari donne, eh? Tutti uomini, rigidamente uomini. E certo, siete i rappresentanti, sono i rappresentanti del patriarcato. E il patriarcato che ha fatto? Il patriarcato ha messo le donne, diciamo così, in prigione. Ma poi che succede? Che il carceriere ha paura del carcerato, perché se il carcerato può, gli fa la pelle. E quindi il carceriere ha paura del carcerato, per cui lo allontana. E la Chiesa Cattolica l'ha allontanato, le donne le ha allontanate, sapendo che il patriarcato è un sistema carcerario nei confronti delle donne. È chiaro che il patriarcato poi ha anche paura delle donne. Ergo, nella Chiesa non ci sono, Chiesa Cattolica, non ci sono le donne. Ergo. Ecco, Monsignor Helios Greccia, mi sono tanto meravigliato di quella frase. Ora la salute delle donne è in pericolo. Ma come? Le odiate talmente le donne che manco ve le volete sposare? Non vi sposate e non dite che un ordine del Santo Padre è, perché voi siete milioni e milioni di preti. Basterebbe che questo milione di preti dicesse: ora basta, ci vorremmo sposare, che il Papa fa presto a riformare gli ordinamenti canonici. Vi volete sposare? Lo dite agli altri di sposarvi. Sposatevi, fate tante bambine, ma voi non vi sposate e non li fate i bambini. Va bene, non vi interessa niente anche del calo demografico dell'Europa, che presto sarà islamizzata. Non volete dare il vostro contributo alle sorti, a rimettere a posto le sorti della demografia europea. Va bene, Monsignor Greccia, è proprio vero. E come si dice, razzola bene, no, razzola male, parlare bene e razzolare male. Va bene, cari amici, ho detto quello che doveva dire, proprio sono rimasto sorpreso della uscita di Monsignor Helios Greccia, che ha detto: ora la salute delle donne sarà in pericolo. Come se alla Chiesa Cattolica interessasse qualcosa della salute delle donne. Loro che le donne non le vogliono, non ce l'hanno le donne. Niente Papa donna, niente cardinali donne, niente vescovi donne, e vengono a dire che ora la salute delle donne sarà in pericolo. Va bene, cari amici, quanto è bello il mondo, eh? Grazie e tanti saluti da Serafino Massoni.